Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vedo che si è collegato in questo momento con noi Riccardo Coletti nei dintorni di Zaporizia, molto vicino alla linea del fronte. Ciao Riccardo, buongiorno, eccoci qua, che succede? Ciao Mirta, sono ad est di Zaporizia, a nord tra Melitopol e sulla linea di contatto tra ucraini e russi. Dopo due giorni di forti lanci russi, ieri notte, questa mattina, è partita la controffensiva ucraina. Una controffensiva che sta dando risultati, una controffensiva che era attesa da giorni e che arriva dopo forte pressione dell'artiglieria russa. Io sono ospite di un'avanguardia di soldati ucraini, sono nella loro caserma e adesso vi faccio vedere cosa è successo nelle ultime 48 ore qui. Facci vedere. Ecco cosa hanno regalato le mine e i grad russi. Questa è la devastazione, l'accordo che abbiamo con loro è di riprendere soltanto la parte distrutta, perché l'altra parte, certo, alla mia destra è operativa. Da qui sono partiti i primi gruppi di cecchini che sono andati ad appostarsi per mantenere le posizioni conquistate. E da qui sono rientrati gli uomini del fronte per riposarsi un po'. Quanto è lontano il fronte in termini di chilometri da dove sei? Possiamo calcolarlo in centinaia di metri. Centinaia di metri. Siamo tra i 500 e gli 800 metri. Caspita. Non è facilissimo da misurare, perché parliamo di avanzate, controffensive, ritirate, però per dirvi, qualche minuto fa il rumore non era quello dei tank o dell'artiglieria, ma era il rumore delle mitragliatrici pesanti. Beh, devo dirti che stamattina anche Claudio Locatelli da Kharkiv ci ha detto ormai praticamente le avanzate e le ritirate sono in quelle centinaia di metri proprio dentro la città, per dirvi insomma quanto diventerebbe più complicato questo conflitto e quanto appunto anche la controffensiva ucraina da un lato naturalmente porta dei risultati, dall'altra però la scia di distruzione che lascia ormai è assoluta. Da stamattina vedo solo devastazione. È guerra, Mirta. E come tutte le guerre lascia una scia di sangue e di devastazione. È proprio così. Allora, Riccardo, facciamo una cosa. Se ci sono novità, perché appunto mi sembra che una mattinata per te è molto impegnativa, sei davvero molto vicino ai combattimenti. Quindi ci fossero novità, cose importanti, in qualunque momento si chiedi la linea e arrivo da te, ok? Grazie, io vado a mettermi al coperto. Riccardo. Ciao. Ciao, un saluto a tutti voi, buon lavoro. Allora.